invece siamo riusciti addirittura a scegliere tra almeno 4 segnalazioni, quindi vuol dire che qualcosa sul piatto c'era. Roberta, non voglio rubarti la parola, dillo pure. Buongiorno a tutti. La manifestazione inizia a lavorare per l'anno successivo, perché è sempre più difficile, specialmente cercando di stare nell'ambito Comasco e trovare delle persone o dei momenti da poter premiare Comaschi. Quest'anno, per quanto riguarda la promozione, abbiamo subito individuato Luca Rumi come persona che all'interno della Virtus ha lavorato tantissimo come presidente, con tutto un bagaglio di esperienza nella pallacanestro e nel contatto con i ragazzi, per trasmettere tutto quello che è il valore che il Panathon vuole che venga comunicato. Inoltre è una persona che è molto legata anche al discorso della disabilità, dell'inclusione delle persone che hanno delle difficoltà. Questo, come sempre, è la cosa più difficile da trovare. Quest'anno abbiamo cercato anche di coinvolgere gli arbitri, perché loro operano sul campo, e essendo anche un anno difficile dove lo sport si è attivato molto tardi, appunto a causa della pandemia, eravamo proprio sul filo del rasoio a decidere di non assegnare, cercando anche di pubblicizzarlo più volte anche a livello dei giornali. E poi c'è stato questo evento molto semplice ma molto pieno di umanità e di valore, di Mattia Martinelli, appunto, che, come poi avete già letto perché è già stato pubblicato, essendo portiere della squadra del 2009 dell'Heracle, gli è stato fatto un gol, l'arbitro non assegnava il gol, invece lui ha riconosciuto che il gol è stato fatto. Quindi tutti, tra i genitori e cose, è stato riconosciuto questo suo momento, che ha rispecchiato quello che in questo momento la società dell'Heracle sta cercando di trasmettere ai propri ragazzi, sia il discorso per lo studio che per i valori proprio dello sport. Il personaggio a livello proprio di carriera, subito all'inizio, nel momento in cui ci siamo trovati, avevamo già sul piatto la presenza di questo personaggio molto nominato nei nostri giornali e nelle televisioni del mondo, molto conosciuto anche attraverso Gianni Clerici, perché tra virgolette un anno avremmo voluto assegnarlo a Gianni Clerici, però l'età non mi ha permesso, non ce la faceva venire, perché Gianni Clerici era nelle nostre corde già un paio d'anni fa. Quindi Riccardo Piatti, che oltretutto viene dal padre Renato, che era stato proprio un panatleta nello sci nautico diversi anni fa. Quindi abbiamo visto che tutto il suo lavoro, sia da sportivo all'inizio, quando ha iniziato un po' la sua carriera nel tennis, poi tutto il lavoro che lui ha continuato a fare, che continua a fare, l'abbiamo visto ieri sera con Sinner, la sua scuola, di come è riuscito e riesce a valorizzare tutto quello che sono gli insegnamenti e mettere sul campo tutte le istruzioni di gioco che lui dà ancora prima, che lui prova e poi insegna ancora oggi. Chiaramente era per noi la persona, la figura più importante da evidenziare.